Fabio Popolin dei Comitati No Centrali del Veneto, Rosario Padovano. Popolin, nei giorni scorsi dunque la novità della legge regionale veneta che dovrebbe regolamentare l'insediamento delle centrali, però voi state continuando a bacchettare la classe politica inerme di fronte a questo problema. Sì, certo, vediamo che continua a perdurare questo silenzio a senso, direi, da parte dei politici locali, dove questo ormai proliferare indiscriminato di centrali nel nostro territorio, nelle nostre zone, nei nostri comuni. Quante ne dovrebbero sorgere? 5? Ma guardi, c'è... 4 più quella di Gorgo alla Tisana? C'è 3, più dopo c'è quella di Gorgo alla Tisana, poi si parla adesso di 2-3 centrali a biogas, tutto indefinito, però vede, anche questo è indefinito perché la politica tace. Anche a Portogruaro ho saputo la scorsa settimana che adesso c'è, oltre alla centrale Sigeco di Lugnana, c'è appunto anche l'autorizzazione che è stata data alla centrale a biogas da 1 megawatt, sempre in parte alla centrale di Lugnana. Allora, c'è questa qui. Vabbè, ma queste autorizzazioni chi le dà se non... Ma guardi, le autorizzazioni le dà in fondo la regione, diciamo, vengono avallate da sola regione, però i comuni si nascondono dietro questa autorizzazione data dalla regione. È appurato che se un comune non vuole veramente una centrale non la si fa, perché pone paletti urbanistici, pone anche la popolazione. Quindi lei sta dicendo che il comune di Portogruaro non sta facendo abbastanza per bloccare la centrale di Lugugnana, è quello che ci vuol far capire. Diciamo che non ha fatto comunque a suo tempo abbastanza per impedire di farla. Adesso sull'onda e sulla spinta dei comitati, da un anno a questa parte, ha cominciato, diciamo, un po' a cambiare rotta, però i fatti stanno dimostrando che le centrali, comunque le autorizzazioni le stanno continuando a darle. In proposito volevo ricordare comunque che c'è, e forse molte amministrazioni comunali non fanno, un decreto legislativo del 16 gennaio 2008 che sta dando, praticamente ha introdotto nella legislazione italiana il principio di precauzione. Perfetto, ringraziamo dunque Fabio Popolin, torneremo a parlare di questo problema, linea alla redazione centrale.